16:45 di quest'8 10 2020. Vediamo se ce la farò. Era la renderizzazione della New Adventure del commissario Falò che creava problemi nella visualizzazione. Sarà molto serio. Il commissario Falò 3. Lezioni e tutorial su come si debba scrivere un testo. Presto, finalmente speriamo, le mie recensioni su Reptile come l'Isola del Toro, c'è la video review qua, adesso cerco di velocizzare perché sto andando la registrazione, speriamo, controlliamo, tra l'altro si sono aperte due finestrelle, il mio caporedattore è impossibilitato a controllare dal PC, ha avuto un piccolo intervento delicato, non andava lo sciacquone, ho dovuto ripararlo. Allora, le futili o illuminanti rimembranze, le cangevoli memorie poetiche di un Robocop alla Blade Runner. Ma che sottotitolo è? Poi ricontrollerò il tutto, eh. Allora, orbene, ivi giunta a metà della lunatica misterica mia vita, non sempre gaudente, radiosa ed abbacinante. Togliamo questa D di donna così, no, non la rimettiamo. Rifletto pensieroso al calar del tramonto. Scusate, chi è che fa del casino allora? Orbene, ivi giunta a metà della lunatica e misterica mia vita, non sempre gaudente, radiosa ed abbacinante, rifletto pensieroso al calar del tramonto di questo D che sta per finire. Aggiungerò l'agguidamente roseo su tal mia esistenza sovente funerea, forse immensamente ancor florida e vivifica, viva la figlia, oppure evanescente, in verità sol deprimente e malinconicamente, chissà. Ma non voglio affatto deprimermi e deprimervi, bensì subitaneamente entrare nel vivo di tal libro investigativo, indagatorio, esistenziale, in modo abissale e perentorio, esplorante le zone apparentemente più imperscrutabili dei miei meandri cimentari abissi, anfratti mnemonici, perfino a me ignoti, e ritornatimi alla memoria in maniera imponderabilmente rivelatoria. Sono proibitorio, forse, ma andiamo oltre, avanti, tornando fino anche indietro nel tempo, meditandovi potentemente fra lo squittile delle mie emozioni soppresse e riemerse estaticamente o forse solo magicamente in forma melanconica, resuscitata in gloria arcana delle più psicologicamente divinatorie. Perdonatemi questa scrittura aulica. Cosicché, tuffandomi mnemonicamente nella voragine fatiscente della mia umana miseria, forse mentalmente dislocandomi estemporaneamente fuori dal tempo, perfino quello mio, nella reminiscente dimora del mio esistenzialismo perpetuo, avvinghiato precisamente dalla fatale brama vigorosa ad una rinascenza marmorea, e coccolatovi morbidamente in modo miracoloso, forse soltanto ha vinto ferinamente la morsa ferale, e non confondete ferino con falotichino e con ferale, per l'appunto, miei uomini che scagliate offese e ferate. Dei ricordi miei più emotivamente toccanti di contrastare lancinanti, rammemoro romanticamente quel che fui e che chissà mai se un giorno finalmente sarò davvero in modo scalfibile, duramente eterno e impenitente. Uomini puri, datevi anche, datevi pure agli atti puri, diramandovi e voi donandovi un'avventura avveniristica posizionata al centro di nevralgiche, rinascimentali fulgide ricordanze, scaturite, a proposito di ricordanze, scaturitemi da strambe combinazioni mentali mie e meandriche. Ripeto, poi toglierò le ripetizioni di troppo, meandriche, sopra ho scritto meandrici, no? Emotivamente labirintiche, esplosive, roboanti, glaciari, calde, freddamente robotiche, forse carezzevolmente farotiche, paragonabili a quelle appartenenti a un genio androide insensibile, oppure troppo senziente. Avventure strambe, pindariche, forse solo umane in maniera psicologicamente risorgente, le più vertiginosamente apoteotiche, furenti. Anche se scrivessi apoteotico, che fa rima con falopico, me lo segnerebbe come errore, perché in Word non è stato registrato. Word, WORD, da non confondere con Luca Bordo, quello del gladiatore, Ezechiele 25:17, il mio nome Massimo Decimo Meridio. A proposito di imitazioni, basta con le imitazioni di Carmelo Bene. Voglio recitare qui questo pezzo poetico, con tanti pezzi segnati in rosso perché era così Leopardi, no? Vaghe stelle dell'orsa, io non credea, se aggiungessi la V. Io non credeva, credea o credevo, tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillante e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo e quante fole creommo, creai nel pensiero l'aspetto vostro e delle luci a voi compagno. Allora che tacito, seduto in verdezzolla, delle sere io solea, era solito, ecco, passare gran parte mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana rimota. Giusto, vabbè, in sul l'aiuole, perché l'apostrofo non si utilizza, ma Leopardi faceva di testa propria, l'aiuole,
sussurrando con una S, sussurrando. Ok, allora, molto velocemente, in capitolo 1, guarda, di solito dopo il punto ci vuole lo spazio, giusto? Ma se inseriamo lo spazio, che succede? Allora, mettiamo capitolo o lasciamo solo l'1? E se facessi così? E se questo pezzo lo mettessi qui? No, due spazi. Allora, ora arriviamo al capitolo 7. Incomprensione, equivoci madornali, folli, rapporti interpersonali, viziati alla base della pregiudizio abissale, l'ombra di una non ben specificata patologia, la follia reale presunta che sia, e nessuno è messia. Ebbene, perdonate questo tono confidenziale, anche queste rime baciate, quelle filastrocche che già utilizzai, e queste belle gnocche che... No, no, all'apertura di capitolo, ricapitolando, allora, mettiamo. La gatta sul tetto che scotta. Vedete che scrittura lenta, scotta, la gatta sul tetto che scotta, aspettò il signor Falò che di lei si prese una cotta. Lei non era mignotta, ma lui non sapeva guadagnarsi le cosiddette pagnotte. Al che lei lo rifiutò. E il falò lo prese nel popò. Il commissario non era il vero tale, era, fu ed è, rimarrà eternamente un bambino non cresciuto soprattutto nell'uccellino. Ma un uccellino mi disse che la verità non fu, era ed è questa qua, cari baccalà. Il falò non è mica il primo arrivato, poveri handicappati, sebbene sempre questa F minuscola, voi non utilizzate il muscolo, sebbene sia stato trattato per tempo immemorabile come un minchione sfigato. Punto. Lui nella latrina, scusate, non ci sta l'errorino, latra e si arrabbia come un cagnolino e la ragazza sul tetto che scotta aspettò il signor Falò che lei che di lei si presero. Lei non è mignotta, non sapeva guadagnarsi le cosiddette pagnotte, perché lei lo rifiutò il falò, lo prese nel popò. Il commissario non era in vero tale, era, fu ed è, rimarrà eternamente un bambino non cresciuto, soprattutto nell'uccellino. Non credo, oddio mio. E un uccellino mi disse che la verità non fu, era ed è questa qua, cari baccalà del falò, non è mica il primo arrivato, il povero handicappato, sebbene sia stato trattato per tempo immemorabile come un minchione sfigato, lui nella latrina latra e si arrabbia come un cagnolino. Ciò, pensate, uomini malati, nel cervello, non solo in quello, malati. Nel bagno va tirato lo sciacquone e così andranno giù tutte le stronze e i tipi invidiosi dei più nerdosi. Ora devono
il vero cagare, altrimenti saranno cazze amare, forse persino castrate. Castrato io? No, i cancelliamo? Fa schifo. Ok, ciao.